mia agenda rossa senza la quale mi sentirei veramente nudo, soprattutto in questa piazza che per me ha un significato particolare, perché in questa piazza io ho cominciato nel 2009 a parlare dopo tanti anni di silenzio, ho cominciato a parlare da allora, è cominciata la nostra lotta. Allora non avevo ancora un'agenda rossa in mano, a poco è venuto, sono venuti tanti altri incontri in tutte le parti d'Italia e tanti giovani e meno giovani hanno cominciato anche ad alzare la loro agenda rossa. A poco è nato questo movimento che in qualche maniera oggi fa paura a qualcuno. Se è vero che questa manifestazione, di cui abbiamo dato comunicazione a tutta la stampa, a tutti gli organi di informazione, è stata coperta da un completo silenzio. Neanche i giornali come Repubblica hanno pubblicato qualche cosa, nessuno ha pubblicato neanche un trafiletto. Ci si è messa anche la pioggia, ma a noi non ci importa, noi lotteremo anche contro la pioggia. Oggi è una giornata per me bellissima, ed è bellissima soprattutto perché oggi, come a Piazza Farnese 4 anni fa, sono insieme con Sonia Alfano, con la quale abbiamo insieme combattuto tante volte, sono insieme con Benny Calasanzi e abbiamo cominciato insieme tante cose. Quindi oggi per me è quasi una giornata anche di festa, soprattutto perché rivedo tanti amici, tanti compagni di lotta, ma soprattutto, e scusatemi se in qualche maniera anche io faccio qualche cosa nepotistico, non posso non essere felice che oggi qui insieme a me ci sia anche mia figlia Stella e Massimiliano, sono amico, e sono felice di averli oggi qui insieme a me. Quello che questo è oggi me lo voglio leggere oggi attraverso quello che significa per me oggi. Ve lo voglio leggere attraverso un sms che stamattina ho trovato sul mio telefonino, perché esattamente esprime il senso di questa giornata. È un ragazzo che ho conosciuto da poco, si chiama Marco ed è di Pesaro. Mi ha scritto: caro Salvatore, allora ci si vede domani. È un peccato essere felice solo a metà nel rivedere una persona cara, perché il vedersi è legato ad eventi tragici. Il nostro conoscerci è dovuto a tragedie avvenute non solo nel 92, ma che perpetrano ogni giorno con la volontà di affossare di alcuni, di non ricordare gli altri o di volere a tutti i costi fare dimenticare. Domani saremo là, chissà con quante speranze, felici a metà, ma incazzati per intero. E io credo che le parole di Marco rendano esattamente questo nostro essere qui oggi. Noi oggi siamo felici perché ci ritroviamo ancora una volta tanti insieme, come in tante battaglie che abbiamo combattuto a Palermo e non solo, in tante città d'Italia, ma siamo incazzati per intero perché siamo qui per due motivi: per sostenere i magistrati di Palermo che finalmente stanno portando alla luce quella congiura del silenzio che per 20 anni è pesata su questo paese, e siamo qui incazzati perché a fronte di questa ricerca della verità di questi magistrati, invece noi ci saremmo aspettati dalla più alta istituzione dello Stato che venisse spianata la strada per la verità, la strada della giustizia. Invece inaspettatamente è arrivata proprio dalla più alta istituzione della Repubblica quasi un macigno posto sulla strada della verità, perché questo significa che il conflitto di attribuzione che è stato sollevato dal Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto essere stato intercettato mentre telefonava ai magistrati di Palermo per dire
andate avanti sulla strada della verità, spianate la strada della verità, togliete dalla nostra coscienza questo peccato originale che pesa su questa seconda liturgia. E invece è stato intercettato mentre che cosa? Mentre non sappiamo che cosa, perché ci hanno detto che queste intercettazioni non sono veramente rilevanti. Però innanzitutto, perché è stato sollevato questo conflitto di attribuzione quando in altre due occasioni in cui il Presidente della Repubblica è stato intercettato non era stata sollevata nessuna obiezione? Io posso capire, non ci sono, come hanno detto i magistrati di Palermo, sicuramente delle cose penalmente rilevanti per le intercettazioni. Allora perché questo panico? Perché questa ansia di volere, di evitare che queste intercettazioni vengano alla luce? Che cosa contengono queste intercettazioni? Forse dei giudizi sui magistrati di Palermo, forse dei giudizi su certi parenti di vittime che si agitano in maniera troppo, tanto da essere giudicati pazzi o altro, perché cercano disperatamente la verità. Forse è questo che si vuole nascondere. Io non lo so, non credo, non voglio crederlo. Ma allora perché questa ansia, questo panico? Io credo che sarebbe dovere del Presidente della Repubblica, per fugare anche ogni possibile dubbio nell'ultimo degli italiani che questa intercettazione contiene questa cosa, sarebbe suo dovere rendere pubblico questa intercettazione. Altrimenti, se non lo fa, resterà sempre il sospetto dentro di noi che queste intercettazioni possano contenere qualche cosa che, anche se non penalmente rilevante, però in qualche maniera possano portare delle onde su quello che dovrebbe essere il Presidente di tutti gli italiani, sulla più alta delle nostre istituzioni. Oggi ci saranno tante persone che hanno accettato di venire fino a una manifestazione che abbiamo organizzato in soli 7 giorni. Io ringrazio tutti i ragazzi che hanno lavorato insieme a me, abbiamo lavorato alle 3 di notte per permettervi oggi di essere qui. Ringrazio Angelo, ringrazio Federica, ringrazio Marco, quei ragazzi che in maniera volontaria hanno lavorato con me per arrivare a questo. E oggi ringrazio anche quelle persone che abbiamo invitato, quelle personalità, quei scrittori, quei giornalisti che abbiamo invitato e che hanno lasciato i loro impegni, qualche volta hanno lasciato anche dei problemi a casa, come la prima persona che parlerà oggi, Manuel Agnelli, degli After House, che poi ha lasciato la figlia a casa con la broncopolmonite ed ha accettato di venire qui a parlare di oggi con noi. È una persona, Manuel, che ogni concerto solleva in alto la sua agenda rossa, ha avuto il premio agenda rossa da noi per il suo impegno. E così fa arrivare a ragazzi che forse la Chiesa Rossa non lo vedrebbero mai nella loro vita, fa arrivare questo punto interrogativo sulla storia della nostra Repubblica, sulla storia del nostro paese. Manuel, grazie.